Allora, eravamo rimasti quest'inverno, mi ricordo, proprio alla Strassigna, quando la Lastigiana si qualificò agli ottavi di finale del Galà Toscana Esordienti con Leonardo Fabrizi e Vittorio Seggi. Siamo arrivati in fondo a questo percorso e direi, insomma, nel migliore dei modi, perché è arrivato un piazzamento alle finali, una vittoria alla giornata finale che era il vostro obiettivo, no? Si può dire, sì, Vittorio? Esatto. Sì, e il nostro obiettivo era quello di qualificarci per per le finali, quindi nelle prime otto, e siamo contenti. E purtroppo sul nostro cammino abbiamo trovato una squadra che in questo momento è quasi ingiocabile per tutti, è il Prato, a cui non dico nulla, e va bene. Sì. Quando ora stiamo facendo l'intervista, la partita dell'altra non si è ancora giocata, però non diciamo nulla. Però siamo una squadra superiore. Abbiamo trovato questa squadra, se no potevamo dire la nostra, credo, con tutte le squadre. Un altro piazzamento ancora. Sì, però siamo molto soddisfatti, siamo contenti per la prestazione di oggi e di tutto il percorso che abbiamo fatto. Che poi abbiamo perso nelle qualificazioni di Seravezza, che è una signora squadra, infatti è arrivata anche quella in fondo, e poi nulla, ecco, abbiamo perso col Prato, che francamente giù abbiamo perso in maniera meritata, però abbiamo dato comunque filo da torcere e abbiamo fatto crescere i nostri ragazzi. Insomma, questo torneo è una cosa meravigliosa e si spera che anche nel futuro la Lastigiana possa ripetere quello che abbiamo fatto noi, ecco, il segno. Intanto, di voi siete entrati nella storia, che esatto, nelle finali tra esatto, le otto esatto, ci siete, no, esatto, Leonardo? Esatto, sì, noi avevamo parlato con i ragazzi, diciamo, nella storia della Lastigiana, questo torneo non l'aveva mai disputato a livello del Galà, ma soltanto sotto con Latina e la Winter, quindi per noi già piazzarci appunto nella giornata finale e venirci a giocare una finale era l'obiettivo. Che ci aspettavamo, sapendo, diciamo, la qualità dei nostri ragazzi, però ovviamente poi tutto da dimostrare in campo, devo dire, su questo non ci hanno smentito, è stato un percorso importante, ci siamo confrontati con squadre importanti, come diceva Vittorio, e siamo sempre usciti a testa alta con tutti, per arrivare poi alla giornata di oggi, dove hanno dato un'altra dimostrazione, insomma, della qualità che hanno questi ragazzi, del gruppo che c'è, della recita che hanno avuto, perciò direi questo vi accomuna Lastigiana e Scandicci, è stata anche una bella partita, assolutamente, perché le squadre non è che hanno giocato, dice, ma esatto, no, esattamente, anche di questo ne abbiamo parlato, ragazzi, stato bello. Si sa che le finali a tutti piacerebbe giocare quella del primo e secondo posto, e è giusto sia così, però bisogna onorare il torneo, e per noi arrivare in fondo, appunto, come abbiamo detto, a giocarci questa partita è importantissimo. I ragazzi lo hanno capito e devo dire che in campo, insieme ovviamente all'avversario, è un'ottima squadra, lo Scandicci è venuta fuori una partita intensa, non sembrava sicuramente dal settimo ottavo posto, assolutamente, per l'intensità che hanno messo i ragazzi, la voglia, ma penso anche dovuto a tutta l'organizzazione, l'ambiente qui e tutto quello che gira intorno a questo torneo, che dà ancora più importanza e voglia, ragazzi, di andare sempre a mille all'ora e onorarlo fino in fondo, l'hanno fatto e siamo contentissimi. Ecco, perché lo scopo poi, Vittorio, era appunto, giocando anche queste finali qui, di fare altre partite di un certo livello, esatto, altrimenti sono occasioni perse, non giocarle, dico solo quello. Esatto. Sia la semifinale, quinto, ottavo, e la finale, certo, in questo caso, sono occasioni perse, non giocarle. Occasioni di grande crescita che questi ragazzi, sono contento, abbiano sfruttato il migliore dei modi. E il pubblico si è divertito, si è appassionato, la partita è stata tirata, i ragazzi hanno fatto un altro step. Eravamo un po' in difficoltà perché ci mancava qualche bambino, infatti eravamo praticamente 12, ma alla fine 11, perché un ragazzo si è fatto male al riscaldamento, perché con questo caldo pensavo si potesse soffrire ancora di più. D'altronde erano 11 anche lo Scandicci, sicché siamo arrivati tutti un po' stremati in fondo a questa stagione. Noi non siamo molti, il gruppo è corto e quindi siamo arrivati un pochino con il gancio, però sono contento, siamo contenti, perché si vede la crescita molto 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 di questi ragazzi, e chi li prenderà il prossimo anno si trova un grande gruppo a disposizione. E invece voi che farete? A questo punto ce lo potete dire? Sì, che farete? Che farete? Restate in coppia? Questa coppia è pericolosa? Restate in coppia? Questa è già la notizia. E questa, con quale gruppo? Si parte con gli Esordienti 2013. Riparte un ciclo, esatto, un gran bel gruppo, si spera di non fare disastri e di poterli far crescere anche a loro. E allora noi confidiamo di riavervi prima la mini cup,
dove siete arrivati, mi sembra quarti appunto, con lo Scandicci, dai, abbiamo un ecco, ma anche questo testimonia, no, questo percorso che noi con un pizzico di presunzione diciamo che lo reputiamo importante, mini cup, e poi l'anno successivo è verità, ecco, quindi voi siete un po' la testimonianza, quindi noi vi si aspetta allora col gruppo 2013, vi aspettiamo per la ripartenza di un nuovo ciclo, assolutamente, grazie mille ancora e complimenti alla Stigiana, grazie a voi per tutto.